Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti nel giorno di San Valentino. Siamo tutti innamorati di Torino. Se non siamo innamorati di qualcun altro, almeno siamo innamorati della città. E abbiamo scelto questo titolo così, un po' trash, perché oggi vogliamo parlare veramente della passione che i torinesi hanno per la loro città. Cosa che scopriremo oggi essere un tratto abbastanza distintivo anche rispetto agli studi autorevoli che vengono condotti sulla città, l'attaccamento dei torinesi alla loro città è sicuramente un tratto distintivo. Allora, oggi abbiamo con noi degli amici che hanno ragionato molto sulla città e tutti sono caratterizzati da una grande vena di ottimismo e di voglia di guardare lontano e di amore per la città, ma amore costruttivo. E perché questo è un po', siamo consci di avere tanti problemi, siamo consci che la nostra città è in declino, siamo consci di tante difficoltà, però vorremmo che questo non fosse un modo per abbatterci e non andare avanti. Anzi, vorremmo scoprire oggi insieme quali sono dei tratti distintivi che sono quelli sui quali far leva per alzare lo sguardo, guardare lontano quello che possiamo fare per la città. Allora, io vi elenco brevemente, poi Chantal farà l'introduzione a ognuno di loro che farà una presentazione dei loro lavori. Allora, prima di tutto abbiamo pensato a tre verbi. Perché oggi parliamo di come si narra la città, la narrazione della città, cosa pensiamo della città, cosa noi stessi torinesi pensiamo di Torino. E abbiamo Carlo Cattero, al quale abbiamo associato la parola, il verbo analizzare. Carlo è un architetto, è uno dei cofondatori del progetto Relodo in Torino, che ci racconterà. Quindi analizza dati della città confrontandola a molte altre città d'Europa e del mondo. Quindi analizzare il primo punto. E poi abbiamo Christopher Cerverlich, professore di sociologia all'Università di Torino, che invece si occupa di comunicare, comunicazione politica e comunicare la città. E quindi lui ci racconterà come possiamo migliorare il modo di pensare a noi stessi attraverso la narrazione che diamo della città. E poi abbiamo una voce invece letteraria, che è quella di Margherita Oggero, che la città la racconta in ognuno dei suoi romanzi. Tra l'altro è appena uscito un romanzo di Margherita, Il gioco delle che ultime volte, che si è Il intitola Il gioco delle gioco ultime delle ultime. volte, edito da Einaudi, e Margherita in tutti i suoi romanzi e racconti ci mette un pezzo di Torino e ci ha portato anche, provaci ancora prof alla TV, che ha portato Torino in tutta Italia. E quindi sono sicuramente amici che dal loro punto di vista sanno raccontare la città con ottimismo e vogliamo sentirli oggi e poi faremo un primo giro di presentazione dei loro lavori e poi dei giri di domande per confrontarci su vari aspetti della città. Allora vai Chantal a Sì, presentare ecco, Carlo. buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il giorno di San Valentino e quindi pensiamo che le parole sono così importanti tra gli innamorati, no? E quindi anche oggi vogliamo proprio parlare di come si può parlare di una città da innamorati di Torino. E allora, come vi ha detto Giovanna, come primo intervento abbiamo Carlo Cattero che ha iniziato questo progetto Reloading. Reloading, mi sono andata a cercare bene la definizione, vuol dire ricaricare, no? Ricaricare il modello di pensare a una città, forse, no? Ecco, vorrei che ci spiegassi bene cosa si intende per progetto Reloading e co cosa avete fatto in questo. Tra l'altro, anch'io sono onorata di aver partecipato a questo progetto, però vorrei che ce lo raccontassi tu, in modo da far capire che cosa avete fatto, qual è il vostro lavoro. Sì. Grazie mille, grazie Giovanna, grazie Chantal, è un piacere essere con voi questa sera. Reloading nasce da un gruppo di imprenditori torinesi come me,
che si sono trovati circa un anno e mezzo fa molto depressi dopo l'ultima uscita del rapporto Rota e che hanno riflettuto un pochino su trovare delle strade, cioè appunto, visto il particolare sentimento che molto spesso accompagna l'uscita del rapporto Rota, dal nostro punto di vista era importante dare un segnale differente, era importante riuscire a individuare, riuscire ad andare a capire, al di là dei numeri, appunto, riuscire ad individuare quali fossero le cause profonde culturali del declino torinese. E, ovviamente cercando di innestarle nel percorso di Torino in tutti questi anni, che ci ha accompagnato in questi anni, da quando ovviamente è diventata capitale d'Italia per poi passare a diventare città industriale, per poi posto industriale e Olimpiadi, e quindi ripercorrendo veramente molto sinteticamente il percorso torinese. Quello che abbiamo fatto è stata una ricerca che si è basata su prima una prima fase qualitativa, e cioè dove abbiamo indagato, cercando insieme ad alcuni nostri compagni di viaggio, circa un centinaio di persone che hanno seguito questo nostro percorso dall'inizio, che quindi con una serie di workshop abbiamo cercato di individuare intanto come andare a formulare questa indagine, quindi cercare di individuare in che modo andare a costruire poi i benchmark di riferimento con le altre città, e quindi le indagini e i quesiti che avremmo poi fatto nella parte quantitativa, e quindi con queste 100 persone, tra le quali c'era appunto anche Chantal, abbiamo cercato di costruire il percorso dell'analisi, quindi cercando di individuare intanto attraverso le varie persone molto trasversali, cercando di partire sia le elite di riferimento culturale, politico della città, ma anche i corpi intermedi, ma anche il terzo settore e ovviamente anche una buona parte dell'imprenditoria torinese. Quando parlo di Torino ovviamente parlo sempre della città metropolitana, quindi la città estesa nel suo più ampio raggio d'azione. In questa fase di costruzione dell'analisi siamo poi andati a fare una volta individuata l'apporto qualitativo, siamo poi andati ad affrontarlo poi direttamente con alcune città benchmark, innanzitutto italiane, e ovviamente il riferimento milanese non poteva mancare, quindi Milano, Verona, Bologna, fra le città diciamo della parte del centro nord, per poi andare sulla parte ovviamente sul sud, abbiamo messo insieme anche Roma e Napoli. E poi ovviamente con le città straniere, ci interessava moltissimo capire dove ci posizioniamo rispetto all'Europa a quale pensiamo sempre come punto di riferimento. E quindi ci siamo confrontati con qualcuno che adesso oramai in Europa non c'è più, quindi Glasgow e Manchester, ma che sono città industriali e alcune che cercano un profilo post-industriale. E abbiamo ovviamente con i vicini di Lione, che è altrettanto interessante perché è una città che ha anche un percorso post-industriale, e poi anche con due città che per noi sono ovviamente dei punti di riferimento assoluto, quali Copenaghen e Monaco. Questo percorso che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto cercando di seguire appunto alcuni assi per noi importanti, che sono per noi quelli si riferiscono al capitale sociale, al capitale umano, le motivazioni dei valori. Per capitale sociale ovviamente noi intendiamo che tipo di relazioni abbiamo, cioè, le motivazioni sono ciò che muovono le nostre azioni, ciò che muove le nostre azioni, i valori ovviamente è quello in cui noi possiamo credere, e il capitale umano è ciò che noi conosciamo. Questo percorso sono gli assi e le quattro direttrici culturali che noi abbiamo indagato e che abbiamo cercato di capire come potessero lavorare all'interno della dinamica del declino culturale torinese. È importante forse ragionare sul fatto anche che in questo percorso noi abbiamo tenuto anche come dei goal di riferimento, o perlomeno come un faro che illuminasse la nostra ricerca, gli SDG dell'ONU, e cioè i 17 obiettivi che l'ONU ha tracciato quali
punti di riferimento sui quali noi dobbiamo necessariamente, o necessariamente, dipende dalla volontà politica ovviamente, ma ci dobbiamo assestare o comunque seguire. E su questi abbiamo cercato appunto di fare innestare la nostra ricerca e le nostre interviste nei confronti di circa 1500 persone per individuare appunto quali fossero i riferimenti di ogni singolo soggetto nelle varie città. E da questa è emersa poi la città che abbiamo presentato e come si posiziona, e sono emerse appunto alcuni punti fondamentali, tra i quali appunto il... Perfetto, scusami, mi stavo dimenticando di condividere. Grazie per l'aiuto. Queste sono le quattro direttrici di cui parlavo prima. Credo, ecco, quello che è emerso dalla ricerca è evidente che è stato, è la cosa forse più importante, che noi abbiamo individuato alla fine di questa ricerca tre risorse e tre debolezze della città, no? Le tre risorse che sono per noi molto importanti sono la bellezza, che è risultata estremamente evidente a questo, grazie, se volete commentiamo un attimo questa slide, se preferite, adesso sta andando un po' troppo veloce perché io possa commentarlo forse, la prima forse? Sì, no, allora questa è quando è il tema degli SDG, affrontato il tema degli SDG se non sbaglio, questo è ripercorre la strada della nostra ricerca, quello che vi raccontavo prima, ma io direi forse teniamo come riferimento forse l'ultima dove ci sono appunto le tre risorse, le tre debolezze, che è la fine della ricerca se volete. Poi se vogliamo, poi se mai nel caso, se dovesse saltare di nuovo se vogliamo approfondire un pochino andiamo poi nelle varie, sì, fasi. Credo che adesso forse abbia più senso in una presentazione più generica andare, sì, direttamente alle tre risorse e le tre debolezze torinesi. Dicevo appunto, tre debolezze sono la mancanza di giovani, Torino ha la metà dei giovani presenti in Europa, presenti nel Nord Europa, nelle città del Nord. Metà dei giovani significa metà della capacità innovativa della città, perché noi abbiamo tracciato, come vedete in questo caso, come si vede bene in questo slide, per esempio, noi individuiamo, viene individuato ovviamente attraverso, questa è una ricerca che è stata molto ben congegnata e studiata da Kien di Massimo Di Braccio e che ci ha aiutato in questo percorso e che ha svolto tutte le interviste, le 1500 interviste. In questo percorso che definisce su questo diagramma il percorso della metamorfosi, noi vediamo come si posizionano appunto le generazioni. Qua abbiamo le tre generazioni di riferimento, i baby boomers, la generazione X e i millennials, e dove si posizionano appunto le città rispetto al resto del... Questi sono tutti i nostri benchmark di riferimento che abbiamo trovato. Ovviamente sulla parte a sinistra del quadrante, il quadrante in basso a sinistra che vedete è il quadrante più debole ovviamente, mentre quello in alto a destra è il quadrante dell'innovazione, del futuro, della visione verso il futuro. E come vedete non a caso Monaco si posiziona proprio lì, con Glasgow, Manchester e Copenaghen altrettanto, che però purtroppo qua non è indicata. Mentre le città italiane si posizionano nella parte centrale del grafico, e con una forte propensione, in particolare Torino, ma anche Roma è evidente, verso la conservazione, quindi il mantenimento dello status quo. Io credo, ecco, tornando a noi e per dare ancora tre debolezze e tre risorse che io forse vorrei dare un pochino di speranza in questo percorso, ecco, noi abbiamo fatto poi una chiusura di questo lavoro appunto su queste tre risorse e su queste tre debolezze che abbiamo riscontrato. Le tre debolezze sono appunto la mancanza di giovani, il declino dell'elite o l'abdicazione al ruolo dell'elite,
il capitale sociale, quindi la mancanza di connessioni di tantissime isole, pochi ponti, mancanza di connessione sociale fra i vari corpi intermedi che non dialogano fra di loro, che non dialogano neanche trasversalmente e neanche verticalmente. E lo stesso invece per le risorse, però noi abbiamo individuato invece tre fortissime risorse. Una prima risorsa che è quella della bellezza, perché Torino da città post-industriale, quale noi avevamo individuato e quale tutti pensavamo di essere, dopo il 2006 forse si è ritrovata ad essere una città bella, una città piacevole, forse più ancora di più, e questo è il fattore sorprendente, ancora di più di tantissime altre città. E questo sicuramente... Carlo, scusa, ti fermo solo un attimo, lasciamo questa suspense passiamo un attimo alla palla, poi ritorniamo qui su questo punto perché è interessantissimo. Adesso spostiamoci un attimo verso invece il lavoro di Christopher, che è un sociologo, come vi ha detto Giovanna, e che non solo un sociologo, professore dell'Università di Torino, ma è specializzato in media della politica, quindi chi meglio di lui può raccontarci come si può comunicare una città dal punto di vista politico, ma quindi politico vuol dire tutto, vuol dire come dare l'immagine della città, e questo può cambiare un po' la prospettiva, no? Perché se io continuo dico che la città è in declino, è brutta, è degradata, probabilmente offro già una prospettiva sbagliata, invece dovrei probabilmente cercare di insistere su dei punti di forza, no? Ecco, che cosa ci dici? Grazie Chantal, grazie anche a Giovanna per l'invito. Provo a condividere le poche slide che ho preparato e mi confermate voi se ci sto per caso riuscendo, ok? Vediamo un po', se no ti aiuto. Sto arrivando, dovrei esserci. Sì, sì, sì. Eccoci. Ditemi quando anche sono in video per voi. A me risultano condivise. No, a noi no. È un vero peccato. In questo momento il software mi dice che sono condivise. Vuoi provare? Aspetta, l'ho visto qua. Devi mandarle qua, in onda. Ecco. Okay. Esatto. Sì, mandate in onda, sono arrivate. Perfetto, allora grazie. Allora entro nel ragionamento in linea con quello che insomma è stata la vostra introduzione, con quello che Carlo ha mostrato con i suoi dati molto interessanti, per dire che in fondo da prospettive diverse lavoriamo un po' tutti a questo filo che ci unisce oggi, cioè quello della costruzione anche di un racconto, di una narrazione di città. Io, come si diceva giustamente, lo faccio da una prospettiva differente. Io mi occupo di costruzione del consenso. Ci arriviamo tra poco, ma insomma il mio punto di partenza è che io studio come si costruisce, ma in senso positivo, insomma, come si può aggregare consenso intorno alla politica, e ci sono due variabili che sono alla base dei ragionamenti, del lavoro fatto in tutti questi anni con i miei colleghi dell'Università di Torino, ma non soltanto, con colleghi di tante università italiane, ed è la relazione che c'è fra territorio, narrazione e costruzione del consenso. Naturalmente il consenso è importante, non dobbiamo immaginare che sia un obiettivo fine a se stesso. Il consenso è ciò che poi consentirà ai progetti, alle narrazioni di diventare qualcosa di reale. Cioè, quando immaginiamo il futuro della città, poi occorre che il consenso intorno a quel progetto abbia gambe, no? Che quel progetto in qualche modo possa progredire. E quindi la politica, la narrazione, l'impatto che la narrazione e i territori hanno sulla politica è fondamentale. Io inizio la mia breve presentazione del lavoro con questa citazione che mi consente, no, da innamorati è bello dialogare, ci consente di dialogare anche poi con quello che forse dirà Margherita Oggero, cioè mi piace partire con Calvino, l'umore di chi guarda che dà alla città di Zemrude la sua forma. Perché parto da questa citazione di Calvino? Naturalmente sono le città invisibili, insomma è una citazione banale immagino, ma perché parto da questa citazione che secondo me non è affatto banale,
specie perché viene da chi lavora da una prospettiva sociologica. Perché quando parliamo di costruzioni di narrazione, quando parliamo di narrazione e di comunicazione, spesso siamo portati a concentrare la nostra attenzione sulla fase di produzione. Cioè di una narrazione che poi dovrebbe essere una narrazione, diciamo così, unitaria, in qualche modo oggettiva, in qualche modo oggettiva e oggettivante della realtà, e in qualche modo omologante, cioè una narrazione di Torino. E ci poniamo molto meno la questione, che invece è altrettanto importante, di chi sta guardando, di chi percepisce quindi quella narrazione. E proprio sul diversione fra narrazione, territori e città, che il mio lavoro si inserisce, perché occuparsi di consenso vuol dire occuparsi di vedere come quelle narrazioni vengono in qualche modo ricevute, perché guardate, è molto semplice dire di aver detto la cosa giusta, ma se poi per molti quella cosa non sembra giusta o interpretata in un modo differente, ecco che immediatamente quella che sembra una narrazione ottimale poi smette di esserlo, e questo è un problema. Allora, questa è la prima di due slide sulle quali io focalizzo la mia attenzione su tanto lavoro di questi anni, quest'oggi con voi. Allora, intanto, la narrazione della città. Allora, quando noi affermiamo questo, una frase semplicissima, la narrazione della città. Questa semplice frase già contiene una serie di errori. Intanto, perché non c'è una sola narrazione e non è possibile una sola narrazione. Due, quale città? Esiste davvero una sola Torino? Esiste davvero una sola città? Ecco, i nostri studi sul consenso, e questo è solo un modo per arrivare a elaborare il pensiero, naturalmente, ma io sono convinto che qualsiasi altra disciplina porterebbe esattamente alla stessa questione. Quando noi raccontiamo la città, quale città? Perché allora abbiamo un racconto unitario, perché questa slide si intitola 1325, non sono i numeri dell'otto naturalmente, è una città perché uno immagina che ci sia un racconto di Torino, che poi per esempio può essere comparato, come giustamente diceva anche Carlo prima, con quello che accade a Lione, con quello che accade a Glasgow, a Manchester o altrove. Benissimo, c'è una città che noi intendiamo come un corpo unico. Però non è esattamente così, nel senso che è anche così, ma non è solo così. Noi, i nostri studi sulle elezioni, sull'impatto della narrazione sul voto, hanno mostrato che Torino, al di là di una serie di specificità quartiere per quartiere, sostanzialmente è divisibile in almeno tre aree. Questa slide, soprattutto con la seconda mappa, io qui poi vi ho citato le fonti, i colleghi che hanno lavorato, che hanno costruito le mappe, naturalmente questo è il lavoro di tante persone in tanti anni. Ma quello che è fondamentale subito vedere è che Torino è almeno tre Torino. Okay? Dal punto di vista elettorale e dell'impatto della narrazione elettorale, Torino è almeno tre Torino. Quella che noi abbiamo chiamato centro, ed è facile, quella che si chiama periferia, e su questo magari torno con la slide seguente, soprattutto la periferia nord e quella sud che vedete nella seconda mappa in giallo, e poi quella che per noi è in assoluto la più interessante, cioè quella che nei nostri lavori io e Davide Pellegrino abbiamo poi etichettato come terza città. Come vedete, la terza città fa l'insieme di tutti quei quartieri della città che fanno da corona al centro. Allora, queste tre città sono popolate da persone, sono popolate da soggetti, da individui, che hanno un rapporto molto differente con tutta una serie di aspettative rispetto alla città di Torino, che sono aspettative dettate dalla possibilità di accesso o meno a quella narrazione. Pensate a quante la narrazione, si diceva prima della bellezza, ok? Ecco, pensate alla narrazione di Torino, città bellissima. Allora, Torino, città bellissima, è una narrazione che per certi aspetti incontra le aspettative di un certo tipo, almeno in certi momenti storici, incontra un certo tipo di lettore modello. Tendenzialmente quel lettore si situa nella parte rossa di questa mappa. Poi c'è chi si trova a nord e a sud della città, dove la Torino bella naturalmente è riconosciuta come una bella città, certo che lo è. Naturalmente tutti a Torino sappiamo e siamo orgogliosi della nostra città, anche se abitiamo a Lucento o se abitiamo a Mirafiori Sud. Però il problema è che l'accesso a quella bellezza è limitato rispetto a chi abita i quartieri più in prossimità del centro.
Allora, questo discorso della una narrazione, tre percezioni, è molto importante, perché chi costruisce narrazione deve porsi il problema di come nelle altre aree della città quella narrazione potrà impattare. L'errore delle campagne elettorali del centro-sinistra, soprattutto nel 2016, è dettato dal fatto di aver costruito una narrazione univoca sulle potenzialità della città, e quella città però era accessibile in modo semplice solo a una piccola parte dei cittadini che abitano Torino. E andiamo avanti, ma quindi una città, ma sì, ma non solo. Tre città, sì, ma non solo. Perché poi in realtà il luogo dove la percezione della narrazione è più forte è il quartiere dove si abita, dove si vive. Come magari vediamo tra un secondo, il quartiere è il vero identity place dove le persone costruiscono il proprio rapporto con la città. E rapporto con la città non vuol dire con i suoi monumenti, non vuol dire solo con la sua amministrazione. E vuol dire anche come si vive il proprio modo di stare in quella città. Per esempio, ho un lavoro che mi soddisfa, non ce l'ho. Ho mezzi pubblici efficienti o non ce li ho. La mia università soddisfa i miei criteri di eccellenza oppure non lo fa. Quindi immediatamente noi ci poniamo nella condizione di dover pensare la narrazione sulla base di così tante possibilità di percezione differenti, che da un lato possono essere unitarie, dall'altra però possono anche essere molto divisive. E qui arrivo a chiudere il mio intervento. Noi oggi ci troviamo da anni a questa parte con una costruzione di una narrazione di città che troppo spesso è stata divisiva. Le due città, divisione centro-periferia. Come avete visto dalle mappe precedenti, non c'è una periferia, non c'è un centro. Le variabili di disagio prendono Torino e in centro e in periferia, però la narrazione semplicistica che è stata costruita della città dal 2012 in avanti e che si è fortemente consolidata è data da una dimensione, diciamo, duale. Centro-periferia, ma abbiamo visto che in realtà è il comportamento di voto e le modalità di percezione non si distinguono così nettamente. E questa terribile narrazione delle due città, vedete, io qui ho molto schematicamente riassunto come si è progressivamente consolidata quella narrazione, che parte da essere una metafora nel 2012, gli anni della grande crisi economica che in qualche modo aumenta le diseguaglianze quartiere per quartiere, progressivamente si cristallizza grazie anche al già citato rapporto Rota, perché appunto i dati poi alla fine legittimano, no, in qualche modo modi di vedere la città, e progressivamente diventa schema elettorale. E qui immagino che tutti ricordate il video con cui Chiara Appendino ha interrotto il silenzio elettorale nel 2016, con questo video dove lei non parlava ma dove mostrava dei fogli alla maniera di Bob Dylan, poi alla maniera di molti altri cantanti dopo di lui, no? Vivo in una città divisa in due. Ecco, progressivamente questa narrazione che è il prodotto di una semplificazione, di una ipersemplificazione che le mappe mostrano assolutamente inadeguata, progressivamente è diventato anche schema elettorale. E purtroppo, questo a prescindere da come finisce il voto, ma purtroppo poi queste semplificazioni producono antagonismi e spaccature e divisioni cognitive, politiche e sociali, che poi però è molto difficile rimarginare. Certo, certo. Grazie, dopo ci torniamo su questa cosa della spaccatura. E adesso arriviamo dalla nostra Margherita, che ha appena un libro che è appena uscito, come abbiamo detto prima, che si chiama Il gioco delle ultime volte, e che ci racconta un po' come inserisce Torino in quasi tutti i tuoi libri. C'è Torino protagonista, è vero, e in questo ultimo assolutamente c'è anche. C'è meno, però c'è, ecco. Raccontaci come tu la vedi la città inserita nei libri, nei romanzi. Intanto buonasera a tutti. Dicevo che nel mio ultimo libro la città c'è molto meno del solito, perché ero un po', come dire, depressa probabilmente dal vederla, dal sentirla. È anche un segno di età, insomma, quello di avere meno entusiasmo.
In ogni caso, io distinguerei a proposito del narrare, perché esistono due, diciamo, modi di narrare. Uno è la narrazione, chiamiamola letteraria, e allora la narrazione letteraria non necessariamente si propone lo scopo di essere consolatoria o anche di essere in qualche modo ottimistica. Ci sono descrizioni di città, non solo di Torino, no? In alcuni libri di scrittori torinesi, che francamente fanno venire voglia di andare a vivere da un'altra parte, ma evidentemente era il loro modo di sentirla. Questo è uno dei modi, quello della narrativa, chiamiamola così, della narrativa letteraria di medio, basso, alto livello, non ha importanza. Poi però c'è un altro modo che è, se vogliamo, il modo dei mezzi di comunicazione più seguiti, o perlomeno che una volta erano più seguiti. Comincio a parlare dei giornali. I giornali avevano, di più un tempo, ma anche adesso, una forte influenza sul modo di percepire la città. Quello che sui giornali veniva proposto, caldeggiato, eccetera, aveva un impatto molto forte. Sono abbastanza vecchia per ricordare una terribile iniziativa del giornale torinese per eccellenza che voleva vietare la prostituzione in qualche modo e invitava ad andare al Salone della Stampa per apporre la propria firma su questo tentativo di rimozione del problema prostituzione. A parte l'ingenuità o se vogliamo la stoltezza di un'iniziativa di questo genere, però questa petizione, diciamo, aveva riunito settori diversi della città e quindi aveva dato una dimostrazione di come fosse forte la potenza di quel mezzo di comunicazione che una volta era costituito dai giornali. Adesso sono altri i modi che costruiscono una sorta di consenso e questi possono avere delle finalità molto diverse, perché chiaramente ci sono dei modi costruttivi e quindi che tendono a mettere più in evidenza quelle che sono le spinte al miglioramento e quelli che sono invece più distruttivi. E naturalmente, scusate, in genere questi due modi si attestano su posizioni politiche, ovviamente. Ora, costruire il consenso intorno a una città o intorno a certi modelli cittadini richiede una capacità comunicativa straordinaria. Richiede anche una forte fiducia o perlomeno una forte adesione, non so quanto sincera o non sincera, al progetto che ci si propone di mandare avanti. Mi ha colpito molto l'affermazione che i quartieri, quello che una narrazione insomma sviluppa più profondamente, lo sviluppa nei quartieri di cui si occupa. Questo vale sia per la, diciamo, narrativa libraria, sia per la comunicazione giornalistica in qualunque senso intesa, anche la comunicazione dei media, eccetera, eccetera. Quando un problema è veramente locale, quando è particolare, chi ne è a conoscenza e poi lo trova analizzato, studiato o comunque con proposte di interventi, si sente molto più motivato a partecipare che non quando il progetto di miglioramento, tanto per sbrigarci, riguarda un'area in cui non vive, in cui non ha interessi particolari se non quello generico di un patriottismo locale, se vogliamo chiamarlo così.
Allora, il compito di ricostruire delle identità è stato adesso in parte rivisto, comunque rimesso in auge dai giornali. Penso ai tre giornali che oggi si contendono, diciamo a Torino, i pochi lettori che ancora leggono i giornali, cioè Stampa, Repubblica, Corriere della Sera. C'è anche Domani, che però non ha una forte incidenza. Allora, tutti e tre i giornali principali hanno adesso delle sezioni dedicate ai quartieri. Inizialmente queste sezioni dedicate ai quartieri, da appassionata lettrice di quotidiani, mi sembravano un po' provinciali nel modo più, come dire, più riduttivo e anche comico, per certi aspetti comico non voluto. Però ci sono stati dei forti miglioramenti, perché tra quello che io chiamavo, tra me, non lo so, il giornalino di Pamparato o il giornalino della Val Chisone, che poi sarà un giornalino invece bellissimo, ma non, insomma, non lo leggo, non mi arriva e non lo leggo. Ecco, allora, fino a un certo punto i giornali, i quotidiani di forte, perlomeno di forte per quel che riguarda il tempo odierno, di forte diffusione, hanno progressivamente migliorato, perché si sono occupati dei luoghi tipici, delle professionalità, delle caratteristiche anche minute, ma non minute, non so, parlare solo delle campane e delle mucche può avere un certo interesse se nel luogo c'è una fabbrica, che ne so io, un artigiano che costruisce campane per mucche. Cioè bisogna che in qualche modo ci sia un'attività intorno a cui il quartiere si riconosce. Detto questo, io questo lavoro non lo saprei assolutamente fare, e non saprei neanche dare dei veri consigli su come è possibile fare per costruire quello che io chiamo, l'ho già chiamato, un patriottismo cittadino, e cioè la adesione in qualche modo sentimentale, l'adesione più sentimentale che razionale, se vogliamo, a un modo di vedere, a un modo di abitare, a un modo di comportarsi nei confronti degli altri, di un luogo piuttosto che un altro. Io ho studiato, ma studiato da un punto di vista non sociologico, studiato da un punto di vista, come dire, di scrittrice, soprattutto certe periferie, in particolare la periferia nord di Torino, che forse oggi è la più disastrata. Io ho notato che però esistono dei nuclei in cui è fortissimo l'identificazione col quartiere. Per esempio il nucleo, diciamo, veneto, ancora resistente nell'area nord, intorno a Corso Vercelli, eccetera, eccetera. E sono dei discendenti, diciamo così, della grande migrazione veneta dell'inizio del secolo scorso e poi successiva alla inondazione del Polesine, eccetera, eccetera, anzi prima ancora nei momenti della grande depressione di quelle aree, quando le Venezie, ma diciamo in particolare il Veneto, si era svuotato di abitanti, perché una parte erano andati a bonificare le paludi, un'altra parte si erano spostati verso ovest. Ecco, esiste questo nucleo forte che si identifica col quartiere e che dal quartiere non vuole allontanarsi. Allora, proprio su queste isole, chiamiamo così, bisognerebbe fare degli sforzi per individuare le loro caratteristiche, ma poi per individuare le caratteristiche di altre isole. Perché, per esempio, io ho fatto le scuole elementari
nella scuola Gabelli. E la scuola Gabelli, che è la scuola di Torino che ha il maggior numero percentuale di immigrati, sta costruendo un consenso intorno a sé e intorno alla barriera, grosso modo, fortissimo, proprio attraverso, costruiva adesso insomma, un po' meno perché è tutto più difficile, comunque un forte consenso e un forte orgoglio, diciamo, di vivere lì da parte non solo dei residenti, diciamo, autoctoni, eccetera, ma anche da parte di quella larga fetta di immigrazione che ha i figli che studiano in quella scuola. Al punto che quando si è trattato, è un episodio che mi ha sempre molto commossa, quando si è trattato di seguire quel bando che diceva adotta un monumento, la scuola Gabelli ha adottato se stessa, perché aveva delle parti da rimettere in sesto, in particolare il vasto giardino, e ha chiesto ai genitori, ai parenti dei bambini, di dare una mano, di lavorare per rimettere in sesto questo giardino. E allora sono arrivati i padri, i fratelli maggiori, gli zii di queste famiglie, spesso numerose, eccetera, eccetera, che hanno ripiantato le viti perché avevano un passato di contadini, che hanno fatto i bordi delle aiuole perché avevano lavorato in industrie di piastrelle, di ceramiche, eccetera. Allora, il problema secondo me è quello di puntare su questi nuclei di aggregazione che poi raccontano delle realtà diverse. Io altro non saprei dire, perché naturalmente non facendo sociologia e studi particolarmente scientifici sull'argomento, posso soltanto riferire ciò che ho visto, ciò che ho conosciuto e il modo in cui la narrazione può orientare un consenso o invece far scemare l'attenzione, l'attrazione, l'ottimismo riguardo al luogo in cui si vive. Sì, hai ragione. Il problema dell'identità è molto forte e quindi le persone ci tengono a essere raccontate, per cui anche quelle pagine che tu dicevi dei giornali che si rivolgono ai quartieri in realtà piacciono molto, perché a uno piace vedere il suo piccolo territorio, piace essere raccontato. Ma poi ti chiedo un'altra cosa sulla narrazione che tu fai di Torino. Ma adesso tornerei un attimo a Carlo, che l'avevo un po' stoppato, e riprendiamo il bandolo di quello che stavamo dicendo, che era molto interessante. Tu ci stavi parlando delle opportunità, allora abbiamo già visto i punti di debolezza, però adesso facciamo una visione, diamo una visione positiva. Tutte le opportunità che ci possono essere, che da Torino possono scaturire, che sono comunque tantissime. Ecco, quindi raccontaci il resto del tuo studio, della vostra ricerca. Sì, le tre risorse della nostra ricerca, che evidenzia la nostra ricerca, sono la bellezza, sono la green economy o la città verde in generale, e la città policentrica, non più monocentrica come è stata fino ad ora legata allo sviluppo Fiat. Queste sono tre risorse sulle quali puntare. Io credo che su tutte e tre queste forti risorse, che sono estremamente complesse, credo che bisogna aggiungere poi una dose di fortissima... Margherita Oggero raccontava proprio quanto il sentimento sia importante nella narrazione in determinati percorsi, e io credo che questo, e lo diceva anche Cristo, per quanto in realtà ogni singola parte della città risponda a delle dinamiche sentimentali particolari. Io credo che quello che sia importante, a mio parere, in tutte
le direzioni che noi vogliamo percorrere, e a mio parere ci stanno sia le tre risorse che le tre debolezze, perché sulle tre debolezze bisogna lavorare moltissimo. Secondo me noi dobbiamo creare però prima di tutto un sentimento che è di fortissima adesione, cioè noi dobbiamo ricostruire quella sorta di grande passione che era nata anche in quel momento delle Olimpiadi, che ricordo quel bellissimo progetto che è stato, che si è poi finalizzato col momento delle Olimpiadi, ma in quel percorso ci sono state tutti un'amalgama di soggetti che hanno costruito qualcosa per Torino, per un futuro, una Torino diversa, un Torino completamente differente da quella che conosciamo. Io dal mio percorso da architetto ricordo che, per esempio, Torino prima di allora, quando dovevo mostrare a clienti anche stranieri che cosa c'era di architettura contemporanea a Torino, non potevo far vedere niente. Peraltro le ultime architetture di Mollino, quelle anche più belle, erano state demolite, quindi era veramente una città che mancava da quel punto di vista. Ha fatto quello sforzo nel 2006, ma poi si è fermata. Cioè, quello, secondo me, dove bisogna spingere è proprio lì, cioè bisogna pensare a qualche cosa che costruisca passione identitaria, un sentimento di grandissima forza e volontà di aderire al progetto. E lo possiamo fare soltanto, a mio parere, poi forse sarà molto legata alla mia al mio percorso professionale, forse, no? Però probabilmente lo vedo nelle opere, lo vedo nel costruire qualcosa di solido, qualcosa che possa dare identità alle persone, così come l'ha fatto appunto anche con quelle opere che sono state realizzate nel 2006, e così come lo ha fatto peraltro l'architettura in tutto il suo percorso nell'arco dei tempi, cioè tutti gli effetti. Secondo me è molto importante pensare che Torino adesso ha un fortissimo bagaglio legato appunto al co-housing, per dirne uno, dove le esperienze di co-housing torinesi non ci sono da nessun'altra parte. Lo stesso per quello che riguardava, per esempio, la risorsa che accennavo prima, il green. È una città estremamente verde, anche comparata con tutte le altre realtà estere, ma diamogli anche qualcosa in più, cioè non basta fare quattro piste ciclabili che poi non si incrociano o si vanno a scontrare l'una contro l'altra, o che per certi versi non hanno nessuno scopo se poi non sono collegate all'interno di un... voglio dire, mancano i collegamenti, manca ancora tutto. È lì che secondo me bisogna spingere un po' per far sognare le persone. Io credo molto nella dinamica del sogno, e quello per me è importante. Esatto, mentre tu parlavi, Carlo ha proiettato un paio di commenti. Uno parlava di passione e coinvolgimento, questo parla di orgoglio, cioè c'è bisogno di recuperare speranza e quindi voglia di fare. Ma infatti non si può dimenticare, se posso dire, non si può dimenticare che in quel periodo, nel 2006, quando noi abbiamo portato le Olimpiadi a Torino, nel periodo precedente, nel periodo subito dopo le Olimpiadi, per qualche anno, è rimasta quel forte orgoglio, no? Quella forte partecipazione a un sogno. Ed era una visione profonda che è stata costruita dall'amministrazione Castellani con grande capacità. E che ci ha portato a un ottimo risultato. È vero, c'erano fondi che arrivavano da altre parti, ma i fondi attuali, i fondi anche adesso si possono trovare. Adesso siamo in un momento molto particolare, e se non spingiamo in questa direzione, nello sviluppo infrastrutturale, nella capacità di costruire qualcosa di veramente profondo e che resti, cioè io, più che parole, qualche fatto, e lì allora lì sicuramente si può fare qualcosa. Sicuramente, vai. Allora, chiudiamo il giro, torniamo a Christopher. Ci eravamo lasciati con l'idea che non si può raccontare una città come divisa in due, no? Non si può dare una narrazione così parziale. Abbiamo parlato anche di periferie. Ecco, le periferie non dobbiamo allora vederle solo come, allora c'è la città del centro, bella, pulita, tutta fighetta, e poi c'è la periferia degradata. Dobbiamo cercare, e questo l'abbiamo fatto anche col progetto di
di Carlo e di Reloading col progetto con la sezione bellezza, no? Abbiamo detto che la bellezza non deve essere solo vista come i monumenti del centro, la bellezza dovrebbe essere diffusa, cioè portata dappertutto, anche nelle periferie, in qualche modo tutto dovrebbe essere bello. Quindi portare proprio la bellezza, non solo la bellezza estetica, non solo come valore estetico di fare una bella casa, un bel monumento, ma la bellezza in tutte le sue declinazioni. Ecco, come la possiamo raccontare questa bellezza per far nascere la passione nel cuore della gente, perché poi quello è importante. Che... Sì, infatti il tema è appassionante. Allora mi riaggancio a quello che ha detto Margherita Uggiero in modo eccellente poco fa e a quello che Carlo riprendeva solo con una battuta, cioè sul fatto che sia necessario continuare a perseverare in qualche modo, a costruire un sogno, perché è quello che Margherita in qualche modo, Margherita Uggiero, chiedo scusa, in qualche modo indicava come la possibilità di ricostituire un patriottismo cittadino. Questo è un argomento straordinario. Io segnalo come punto di vista il fatto che però esiste la possibilità di costruire narrazioni che ingaggiano in una dimensione di straordinarietà, cioè c'è una dimensione dello straordinario e poi c'è una dimensione di ordinarietà. Allora, io sono d'accordo con entrambi gli interlocutori di questo bellissimo incontro sul fatto che sia necessario darsi obiettivi che unifichino la partecipazione dei cittadini a un sogno comune. Certo è anche che quello non può diventare ordinario, cioè non possiamo ubriacarci di sogni, cioè non possiamo ubriacarci di Olimpiadi ogni 4 anni e né gettare il cuore oltre l'ostacolo ogni volta da capo, cioè bisogna trovare il modo di far convivere quel momento dello straordinario, quindi ancora in qualche modo quell'idea che sono state le Olimpiadi, ma poi anche di costruire una narrazione ordinaria della città, ed è qui che sono importanti i quartieri. E Chantal, tu dicevi bisogna portare la bellezza nei quartieri. Allora, secondo me, ma posso come dire, essere contraddetto su questo, esiste già una bellezza straordinaria nei quartieri di Torino. Cioè, il problema è che noi abbiamo smesso di cercarla. Questo è colpa di nessuno ed è colpa di tutti, cioè nel fatto che anche la costruzione di una narrazione omologante in qualche modo poi ci ha messo nella condizione di non vedere la bellezza dei quartieri. Certo, i quartieri possono essere brutti e belli, nel senso che tutti i quartieri sono entrambe le cose, però camminare e solcare le periferie e alcuni borghi di questa città, praticamente tutti, riescono a mostrarci qualcosa di meraviglioso. Io abito a San Donato e ogni volta che esco in via San Donato vengo colpito da qualcosa che non avevo mai visto prima, così come il campanile, che in realtà è alla cima un osservatorio delle stelle di Fadi Bruno. Allora ci sono storie meravigliose. Questo è un quartiere dove via San Donato era un canale. Allora camminare per la città e immaginare il recupero anche dello spirito dei luoghi. Ecco la letteratura, il potere della letteratura che Margherita Uggiero qui rappresenta benissimo. Allora non è il caso di scomodare sempre, insomma, Fruttero e Lucentini, il loro rapporto con la città, ma quanto Ceronetti nel viaggio in Italia ha raccontato piccole cose in piccoli paesi dove nessuno sarebbe mai andato a vedere niente, cioè a recuperare qualcosa di microscopico che è bellissimo nella rievocazione della storia del quartiere e che poi è fondativo dell'identità di cui parlava Margherita Uggiero. Quindi da un lato io credo certo, lavorare su progetti unificanti che consentano alla città di ritrovare una unitarietà che non ha più, perché la città non è divisa in due, è deflagrata, quindi ha bisogno di narrazioni che unifichino, ma dall'altro anche di una narrazione plurale che è fatta di una bellezza disseminata, che esiste, che bisogna avere la pazienza di tornare a ricercare. E qui la letteratura, secondo me, ripeto, e non la sociologia di sicuro, ha un compito fondamentale.
Sì, sono d'accordo. Quindi torniamo al discorso delle parole, di quanto servono e di quanto sono importanti le parole, proprio per raccontare, per tirar fuori proprio l'anima delle cose, la bellezza delle cose. E quindi tornerei a Margherita, per esempio, a chiederle, vorrei entrare un po' nei suoi ferri del mestiere, quindi con un aspetto proprio più da scrittrice che ci racconti bene, come fai quando devi appunto parlare del quartiere, hai detto prima che hai preso in particolare la visione di Barriera o di questi quartieri qui, tu vai tu personalmente, fai delle indagini, chiedi alle persone, come fai a descrivere le periferie, le persone che ci sono? O come faresti se dovessi scrivere un libro su un quartiere particolare, come faresti? Come riusciresti a farlo? Ma intanto la documentazione direi che da parte di uno scrittore, da parte non di un, come dire, di uno scienziato in qualche modo, è soprattutto un fatto di osservazione diretta. Allora, io adesso per età e anche per Covid mi muovo molto poco, mentre una volta molto di più. Per esempio i mezzi pubblici sono degli straordinari luoghi di osservazione, io me ne sono sempre servita moltissimo, perché anche se adesso sui mezzi pubblici quasi tutti dialogano col proprio telefonino, però ci sono sempre degli scambi di opinione. In particolare su alcune linee che sono più emblematiche delle altre. Allora, se si vuole raccontare la solitudine o comunque la chiusura della terza e della quarta età, basta prendere il 19. Il 19 porta al cimitero, è un pullman molto raro. E quindi alle fermate ci sono sempre capannelli di vecchietti e vecchiette, come me, che intrattengono amabili conversari sulla città, su come vivono i mezzi pubblici, come vivono l'esperienza dei mezzi pubblici, l'esperienza del pattumiere, l'esperienza, ecco. Il trasporto pubblico è un luogo straordinario, non solo perché intanto salendo su un pullman, non tanto quello perché è piccolo, quelli della linea 19 sono piccoli, però salendo su un pullman si ha una visione della città diversa da quando si va in macchina o si va a piedi, in particolare poi quando si sale sui pullman più grandi si vedono cose che normalmente non si vedono, ma il 19 è uno straordinario mezzo di conoscenza di una certa fascia di età della popolazione, perché appunto, come dicevo, ai cimiteri ci vanno prevalentemente le persone anziane e poi perché le persone anziane sono spesso accomunate da modi simili di intendere la vita, eccetera eccetera, intanto da una acrimonia abbastanza così notevole che si accomuna a tutti quelli che hanno almeno 20 anni meno di loro, e invece una straordinaria benevolenza, naturalmente come è normale, nei confronti della propria piccola cerchia molto molto ristretta. C'è una visione della città talmente negativa che se uno dovesse basarsi su quella, devo dire, andrebbe a vivere da qualunque altra parte, ma non in questa città. Però evidentemente è una visione estremamente parziale. Poi ci sono altri modi conoscere un luogo. Allora, io non amo particolarmente i supermercati, però il supermercato è un altro luogo bellissimo per capire gli umori della gente. Non solo i comportamenti, ma anche gli umori, perché in genere nei supermercati le persone non usano molto il telefonino, sono già impegnate a fare altro e quindi ci sono scambi di opinioni o comunque di informazioni che non si,
non si potrebbero reperire in altri modi. Allora, questo per dire che quando io devo raccontare un luogo, cerco di raccontarlo attraverso delle indagini dirette, non molto scientifiche. Allora, frequentando dei luoghi che sono frequentati dalle persone che vivono lì, sentendo o comunque che hanno dei riferimenti con quell'area lì, sentendo quali sono i loro commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi devo dire che io ho anche insegnato per molti anni in aree periferiche della città e quindi i miei allievi erano dei tramiti attraverso cui riuscivo a capire un po' il modo in cui la città e in particolare il quartiere era avvertito. Per esempio, quando ho insegnato in una certa area di Torino, che era poi la zona di Corso Belgio, a fondo di Corso Belgio, dove esistevano dei grandi caseggiati popolari, c'erano degli allievi che dicevano: sabato andiamo a Torino. Allora, stavano a Torino, però non percepivano la città come loro, era un luogo diverso Torino, per loro la loro città era il loro quartiere. Tutto il resto era come dire andiamo a Milano, era la stessa cosa, insomma, anche se poi bastava prendere un tram per andarci. Ecco, il modo in cui io personalmente costruisco un po' le mie narrazioni sono questi modi, questi pellegrinaggi, se vogliamo, queste passeggiate in luoghi in cui è possibile incontrare il prossimo, ma al di fuori di interviste che falsano sempre un po' il modo di pensare di quelli che sono intervistati, mentre invece quando gli lasci la spontaneità di un racconto che parte da loro è molto più interessante. Ho scoperto dei modi che credevo impossibili di far finire una relazione, se mi raccontavano, diciamo, non è possibile, insomma, gente che stava insieme da mesi o da anni e poi vabbè, insomma. Grazie Margherita, molto interessante. Io volevo fare una domanda in particolare un po' a tutti, no? Su come si può raccontare la città anche ai giovani, perché uno dei punti è un po' questa narrazione di città, come può essere anche attrattiva, come possiamo renderla più attrattiva per le persone più giovani, che oggi sono i grandi assenti della nostra città, proprio come ci ha evidenziato Carlo. Che cosa sapresti dire su questo punto? Anche una risposta lampo a ciascuno su questo punto. Magari Carlo, se vuoi cominciare. A mio parere occorrono due cose per rendere la città attrattiva ai giovani. Prima di tutto, offerte di lavoro. Noi siamo in una città che offre un quarto delle offerte di lavoro che offre Milano. Noi ne offriamo sì, un quinto addirittura, perché noi ne offriamo 4.000, abbiamo 4.000 offerte di lavoro disponibili in questi giorni per Torino contro le 22.000 di Milano. Quindi dobbiamo offrire lavoro per trattenere i giovani. Ne abbiamo tanti che vengono a studiare, più di 100.000 vengono a studiare a Torino, ma poi se ne vanno. E poi contestualmente alle offerte di lavoro dobbiamo dare il divertimento. Il divertimento è molto spesso visto negativamente, noi lo sappiamo Chantal perché abbiamo avuto un gruppo che ha elaborato proprio il tema della movida. Lavorare per quello, perché sono stati chiusi i Murazzi si sono persi, che era un focolaio, una fucina di idee, di trasformazione, di sperimentazione, si è stato trasformato in un coacervo di ristoranti e altro, per poi perdere ovviamente la sua connotazione sperimentale. Ma se mancano queste dinamiche, se manca da una parte il lavoro, la possibilità di trovare grande lavoro, cioè lavori interessanti, intendo, perderemo sempre i giovani, e dall'altro ovviamente deve esserci il divertimento. Giovanna, grazie Claudio. Carlo, sì. Tu Christopher, che cosa ne dici?
Ma io dico che intanto sono d'accordo con quello che ha appena detto Carlo, cioè il lavoro naturalmente è importante che le università continuino ad avere, ad essere in qualche modo un driver, no? Sia per lo sviluppo, per l'innovazione, ma e quindi anche di un'eccellenza che attragga studenti e studentesse che vengano dall'Italia e possibilmente sempre più anche dall'estero, perché questo è un tema. È molto vero quello che diceva Carlo prima, cioè la possibilità che i giovani, dopo aver studiato a Torino ed essersi formati per bene, possano trovare modalità e occasioni per restare. Aggiungo sempre, preciso in realtà, quello che preciso sempre, anche io sono convinto di questo, ma sempre con un piede qua e un altro piede da un'altra parte, nel senso che questa città deve essere fortemente interconnessa con il resto d'Europa. Una delle ragioni per cui un giovane può stare a Torino e decide di lavorare a Torino è che può viaggiare facilmente e non dover fare un'ora e mezza di aereo e un'ora e mezza per raggiungere l'aeroporto, e un volo che lo porti a Barcellona piuttosto che a Berlino o a Londra. E quindi ovviamente non siamo più negli anni 90, poter insediare ragazzi e ragazze a Torino che creino, che guardino oltre, che sviluppino le loro competenze qui, vuol dire poterli tenere in contatto col resto d'Europa e quindi favorire una mobilità forte. Legato a quello, e chiudo, che diceva Carlo sulla movida, sono molto, anche qui molto d'accordo, laddove io credo una centralità debba averla il liberare spazi in città affinché l'espressività dei giovani si sviluppi. Ora, quello che noi non dobbiamo fare è mettere in bocca loro narrazioni che non sono loro. Gli anni 90 a Torino sono stati la possibilità per una generazione di esprimersi. Loro sono produttori di narrazione, non sono ricevitori di narrazione. Quindi molto spesso, è quello che dicevamo già all'inizio, serve uno spazio. Allora, se non è il quartiere in questo caso, come sono stati i Murazzi, cioè un luogo fisico più ristretto in città, ma serve sempre uno spazio, facciamoci caso. E anche quando ragionavamo sul concetto di periferia, no? E il periferia, mi chiedeva Chantal, che è un concetto che noi abbiamo imbrattato, ma pensate all'etimologia della parola in realtà, vuol dire circoscrivere uno spazio, no? Periferia vuol dire circoscrivere uno spazio, cioè non è che è un luogo degradato, non è che è uno schifo, la sfiga, cioè non è niente di tutto questo, cioè etimologicamente è la possibilità di circoscrivere e di tornare a circoscrivere un luogo, perché è lì che poi le persone sviluppano la creatività, mettono le loro competenze. Io lavoro all'università, io ho la mia università nel cuore, io sono quello che ha inventato l'hashtag Orgoglio Unito in ogni post che faccio, e quando non lo faceva nessuno. Ora, però, io sono anche consapevole del fatto che le grandi idee non nascono necessariamente dentro l'università, nascono di fianco all'università, con un posto dove i ragazzi e le ragazze stanno, dove passano il loro tempo, dove fanno socialità, dove bevono, parlano, discutono, sognano e realizzano. Quindi questo elemento della spazialità, secondo me, è fondamentale. Grazie. Io vorrei dire una cosa, mi è sempre piaciuto moltissimo un verbo che usa Renzo Piano quando parla di periferie, lui parla di rammendare, ma allora non possiamo suggerire, favorire dei luoghi periferici in cui i giovani trovino divertimento e possano divertirsi, perché li dobbiamo, come dire, sradicare dai loro luoghi o dai luoghi in cui vivono o in cui affittano una stanza o quel che è, e spostarli tutti verso il centro? Non ci può essere la costruzione di luoghi fisici o comunque il recupero, chiamateli come volete, in cui la movida, che può essere anche disturbante per chi abita in certe zone, quindi nascono tutti i problemi di insofferenza, eccetera, eccetera, luoghi più, cioè diciamo meno esposti alle possibili critiche, alle possibili animosità, ma in maniera da rivitalizzare anche queste aree. Mi diceva una mia, una piola in periferia, che una volta i ragazzi andavano a prendere l'aperitivo lì, adesso non ci va più nessuno perché l'aperitivo è una cosa da centro, ma perché non può essere anche da periferia?
Cioè, bisogna inventare anche il modo di raccontare la possibilità di divertimenti in altri luoghi e non tutti localizzati in aree problematiche, poi problematiche per i rapporti con gli abitanti. Esatto, grazie. Credo che abbiate tra l'altro sottolineato un punto che mai come adesso abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito l'esigenza, cioè l'esigenza della fisicità, perché, e lo dico da informatica, io ormai odio i computer, perché abbiamo bisogno, cioè la creatività non nasce online. Per la creatività ci vuole, ci vogliono i luoghi, ci vogliono le connessioni, anche il bicchiere di birra o di vino, insomma, proprio ne abbiamo veramente un grande bisogno di questo per ricucire Torino. Come guardavo nei commenti, c'è molto questo senso di ricucire con dei progetti comuni, comunque, di rispettare le fisse. Se dovessi dire una cosa che proprio mi è rimasta dai vostri interessantissimi interventi, è proprio quella di apprezzare, valorizzare le specificità di ogni quartiere, di ogni comunità, di ogni rione, e però legarli, la necessità di legarli in un progetto comune, in una visione comune della città. Mi sembra che questo sia uno dei punti che è venuto fuori molto chiaramente. Sì. Penso che qui bisogna appunto avere una visione, c'era anche un commento su questo, bisogna avere una visione della città per poterla raccontare, sì. Per poterla raccontare e declinare nei suoi vari centri. Sì. Volevo solo aggiungere che anche la storia proprio di Torino ci racconta proprio questo. Noi forse siamo più fatti per le grandi passioni, le grandi fiamme. Faccio solo il paragone veloce con Milano, forse un po' così banale, ma mentre Milano riesce sempre col carattere dei milanesi a stare alta, cioè i milanesi sono sempre un po', noi diciamo un po' gadani, no? Un po', però in questo modo riescono sempre a... Qualunque cosa facciano, gli sembra sempre chissà che. Noi tendiamo un po' a spegnerci e abbiamo invece bisogno di queste grandi fiamme. E per esempio nella storia di Torino queste grandi fiamme le possiamo individuare. Io ne ho individuate 4, secondo me, e non sono tante. Ma all'inizio, da quando è arrivato Emanuele Filiberto e ha creato la città di Torino è una città nuova che non esisteva e ha creato proprio una narrazione, perché ne ha fatto una bellissima città con case nuove, monumenti, chiese, l'ha fatta diventare una vera capitale, perché non era un piccolo borgo di 4 case, e quindi già lì i torinesi dell'epoca, e parliamo del seconda metà del 500, primi del 600, si sono ritrovati in una città totalmente diversa, nuova, in cui che era veramente una città forte. Il secondo momento grande di Torino è stato il Risorgimento di nuovo portato Torino al centro d'Europa, diciamo così, e questo anche intorno a quel progetto politico c'è stata una grande fiamma, una grande passione a cui tanti hanno aderito. Poi c'è stato il momento industriale della fine 800, inizi 900, anche lì Torino non era più capitale, ma comunque è diventata capitale dell'auto, dell'industria, e anche quello è stato un grosso momento in cui i torinesi hanno creduto in se stessi. E poi le Olimpiadi, come diceva prima Carlo, pur essendo un evento minore, però comunque rispetto agli altri di cui ho parlato adesso, sono stati comunque un grande momento per Torino. Nessuno immaginava che Torino sarebbe arrivato il mondo, e invece il mondo è arrivato qua e noi ci abbiamo creduto e ci siamo appassionati. E quindi adesso forse ci vorrebbe un altro momento di grande passione. Cerchiamo di trovarlo in qualche cosa, di costruirci intorno una bella narrazione. Ecco.
Sì, credo che appunto in questo momento la sfida sia, proprio come accennava Christopher prima, sia inventare una narrazione positiva, ridare speranza proprio come rilancio, senza dover avere le Olimpiadi, perché non possiamo averle ogni 4 anni, però poter rilanciare una città che ha delle forti capacità industriali, quindi Torino che da un lato inventa e dall'altro lavora per sviluppare questo. Non è solo che inventa e poi fa fare in Cina, ma inventa e fa e costruisce prodotti insieme a servizi, non solo cioè prodotti che oggi sono digitalizzati, che oggi sono sostenibili. Quindi è una città che deve inventare e fare dei prodotti con tutta una serie di caratteristiche che li rendono sostenibili nel mondo digitale. E poi è una città bella che non è più solo bella alla Reggia della Venaria, ma è bella, deve piacere in tutte le sue declinazioni ed è con tutto il suo territorio. Io la fissa della città delle montagne, della città di montagna, ma con tutto il suo territorio della grande Torino. E poi deve anche essere una città che funziona, perché non possiamo permetterci di fare tutte queste belle cose se non abbiamo sotto un meccanismo. Quindi dobbiamo riprendere la passione per un'amministrazione ben fatta, dobbiamo rimettere mano a tutta la macchina, perché altrimenti non possiamo fare delle grandi cose se sotto non abbiamo un motore che funziona. E in questo modo riusciamo a fare una città aperta, multiculturale, green, sostenibile, che piaccia anche ai giovani. Io penso che dovremmo lavorare molto su questi tipi di concetti e raccontarli per dire esageruma, basta esageruma, ma questa volta facciamo non so se è questo o se è questo momento e lo chiamiamo esageruma. Abbiamo qualche domanda da mandare? Guarda, ci sono proprio domande, ci sono delle suggestioni molto carine, per esempio questa mi è molto piaciuta, credo che manchi un non, ma inventiamoci qualcosa che non sia penalizzante per chi abita nelle zone della Movida, di tarda giornata in serata, non fino al mattino successivo, ma qualcosa fino a mezzanotte, cominciando alle 18, come una tradizione, come la merenda No, sinoia. purtroppo. Ci sono molti, infatti non sia. Purtroppo. Mentre ci sono appunto commenti tipo il bar di Consobeggio che è sempre chiuso, c'era una domanda sulla visione che abbiamo di Torino. Io ho provato a fare una brevissima sintesi. Era bella anche questa suggestione di una persona che dice di proporre a ogni quartiere di scegliere un monumento da recuperare, quindi di Bello. avere orgoglio di qualche cosa. Ecco, direi che borbottare, qualcuno si lamenta perché il borbottare è tipico della Caratteristica. nostra città, ma noi non lo vogliamo fare più, insomma, non vogliamo Esatto. borbottare più, Esatto. non vogliamo borbottare più, non mi pare ci fossero delle domande specifiche. Bene, siamo già andati Siamo andati oltre. molto oltre, ma i nostri Molto amici interessante. sono così entusiasti e interessanti che le ringraziamo tutti e speriamo di riaverle, comunque di continuare in altre sedi, in altri luoghi questo tipo di discorso, perché credo che al di là di tutti i fattori hard, sia il fattore soft che veramente può dare una scossa alla città. Anche perché tanti sobbollo, idee e movimenti se ne è in città, e riuscire a canalizzare e mettere insieme può essere veramente quello che ci fa dare una svolta positiva. Quindi intanto ringraziamo anche tutti voi che avete ascoltato, che poi avete scritto un sacco di... Grazie, sì, come sempre. Ah, questa è bellissima, questa mi piace molto, la devo mettere. Cambiare le statue, non abbiamo statue di Statue di donne, donne. praticamente adesso è vero, dobbiamo È fare... vero, È vero, è vero, è vero, vogliamo delle statue. E se no sono un po' sono solo sante, se ci sono delle statue, ci vogliono statue di donne. E donna. ci sono delle bellissime espressioni di affetto.
esagerù, ma finalmente ci vuole. Mettiamo in piedi gruppi di lavoro che devono fare proposte. E sì. Noi, beh, i gruppi reloading di cui parlava Carlo, qualche proposta interessante è venuta fuori. E quindi quello è una cosa che poi si dovrà comunicare bene, anche quello. Ecco, va bene. Allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Le prossime, abbiamo due temi caldi che arriveranno nelle prossime settimane. Uno è quello dei giovani, quindi parleremo di giovani, questa volta con dei giovani. Ecco. E un altro tema caldissimo su quale faremo riunione. Su cui stiamo lavorando. Su cui stiamo lavorando è quello dei clochard. Le povere persone che sono senza tetto e che vivono per la strada, sulle quali si fa molta ideologia. Allora cercheremo di parlarne direttamente con coloro che se ne occupano, che li aiutano, che conoscono i fenomeni, che li assistono. Quindi le prossime due riunioni affronteranno questi temi con chi ha una presa diretta con queste realtà. Per adesso vi ringraziamo molto, vi salutiamo e alla prossima domenica. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti e a tutti. Ciao. Buonasera a tutti.